Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai Domiciliari. Un grossissimo benvenuto alla gradita ospite di questa sera, la scrittrice Fiorenza Pizzuta. Fiorenza. Buonasera a tutti, grazie, grazie mille. Io sono felicissima di essere tua ospite, è una gioia per me. Bene, sono contenta, è una gioia per me averti qui questa sera. Fiorenza Pistocchi è in collegamento dalla provincia di Milano, precisamente da Pioltello. Fiorenza, come va dalle tue parti? Dalle mie parti c'è una gran voglia di ripresa. Io vedo in giro tanta gente, vedo che si cominciano a organizzare iniziative all'aperto, lo sport, i lavori pubblici addirittura. Abbiamo le strade tutte massacrate, però tanta, tanta voglia di riprendere la vita e la socialità di prima. Bene, guarda, sono contentissima di sentirti dire queste cose, era proprio quello che volevo, quello in cui speravo. Quindi piano piano cominciamo a, insomma, a ragionare, insomma, le cose cominciano a girare meglio e dai, io oso essere ottimista, oso essere ottimista. Allora, io partirei a bomba. Partirei a bomba con la lettura dell'ultimo libro pubblicato di Fiorenza Pistocchi. Eccolo qua. Fiorenza, mostralo bene, avvicinalo bene allo schermo, che i nostri ascoltatori, il tocco del piccolo angelo, Neos Edizioni. Grande, bellissima, bellissima anche. Che la copertina molto, molto intrigante e ne parleremo presto. Io inforco i miei occhiali e parto a bomba con la lettura. Quindi da Il tocco del piccolo angelo di Fiorenza Pistocchi. Terrore. Qualcosa o forse qualcuno? Non capiva. Qualcosa o qualcuno la spingeva verso il basso. Le teneva la testa per impedirle di emergere. E mentre lottava, il dolore era sempre più atroce. Le torceva i muscoli, le stracciava il cuore, le fracassava le ossa. E le bloccava il respiro. Si dibatteva per riuscire a respirare, ma più si agitava, più si sentiva risucchiare verso il basso. Verso un'oscurità cupa e profonda e melmosa e paralizzante. Il terrore le impediva di pensare, di dosare quel poco di ossigeno che ancora le circolava nel sangue, di raccogliere le forze per opporsi alla discesa e risalire in superficie. Detenzione. Il massiccio portone di legno e ferro si chiuse alle sue spalle con un fruscio. Sembrava impossibile che, pesante com'era, producesse solo quel lieve rumore. Il regolare funzionamento del meccanismo automatico, tarato sul peso e sulla potenza necessaria per muoverlo. Tutto questo ne garantivano la silenziosità, in contrasto con il mondo colmo di grida, sospiri, canti, sussurri, risate e pianti che racchiudeva. Era stata confinata lì dentro per un tempo che le era parso interminabile. La chiusura del portone? Una metafora. La fine di una via e l'inizio di un presente carico di interrogativi che poteva diventare un futuro di speranza. Pompei conosceva bene il posto, vicino ai capannoni di una grande azienda di automobili che ormai aveva concluso la sua epopea. Ora quegli edifici, più simili ad antiche cattedrali in rovina che a vestigia di un glorioso passato,
erano diventati posatoi per cornacchie e gabbiani, enormi voliere senza pareti e recinzioni. La vegetazione tentava di arrampicarsi sulle strutture metalliche troppo grandi e troppo alte per essere nascoste dalle sterpaglie. Le enormi costruzioni di ferro e vetro restavano in piedi come un museo a cielo aperto, una Pompei industriale esposta all'umidità, alla ruggine e al passare del tempo, senza che nessuno si prendesse la responsabilità di abbatterle o farle diventare utili per qualcosa che non fosse l'abbandono. Scossa. Conclusero il colloquio con una stretta di mano. Lei non l'avrebbe mai fatto spontaneamente, ma lui allungò la sua e lei, senza riflettere, rispose con il medesimo gesto. Ne ebbe una sensazione positiva. La mano dell'uomo era calda e asciutta, la muscolatura tonica, consistente. Per lui, la stretta di lei fu come una scossa elettrica. La mano vellutata e agile e la presa vigorosa. Tutto questo gli comunicò calore e un'emozione indefinibile, ma la velocità con cui lei la ritrasse gli fece comprendere quanto fosse sulla difensiva. Milonga. Gli uomini indossavano completi gessati di ottimo taglio. Ai piedi, scarpe stringate, di fattura raffinata, alcune bicolori. Le donne, in abito da sera, lunghezza al ginocchio, molti pizzi, spacchi, calze autoreggenti o giarrettiere a vista, spalle scoperte, scarpe con il cinturino alla caviglia e tacchi a rocchetto. Tra i colori dei vestiti delle signore predominavano il rosso e il nero. Tutte avevano i capelli accuratamente acconciati, alcune li portavano all'indietro e raccolti in chignon o in pettinature elaborate. Occhi bistrati, rossetti vivaci, guance accese. Ali battenti. Era una sensazione di dolore, un'oppressione che partiva dai polmoni che cercavano invano di espandersi. A ogni tentativo qualcosa di melmoso entrava nella bocca e nelle narici. Voleva risalire in superficie, ma c'era una forza sconosciuta che la spingeva sempre più in basso. Il terrore le impediva di agire e il sangue diventava sempre più denso, mentre i pensieri si confondevano in un vortice lento che li risucchiava in ripetizioni ossessive. In un barlume di coscienza, annaspava verso l'alto alla ricerca di una mano che la salvasse. E finalmente quella mano c'era. Qualcuno afferrava saldamente la sua e la straeva a forza con strappi potenti. Intravedeva la sagoma di un paio di grandi ali battenti. Mare. Il sole splendeva. Non era ancora piena estate. Si trovava su una spiaggia. Una di quelle senza rocce, un'ampia distesa esposta che si protendeva nel mare. Sentiva a malapena il rumore della risacca. Le onde erano deboli e formavano piccoli riccioli lenti che si inseguivano sulla sabbia compatta. Vicino c'erano dei bambini che giocavano, ma all'improvviso qualcosa era
cambiato. L'acqua del mare si era ritirata dalla spiaggia e nessuno l'aveva vista arrotolarsi su se stessa come una molla in carica. Poi aveva preso la rincorsa e si era riversata con violenza su quel litorale indifeso, spazzando tutto al suo passaggio. Quando il mare era tornato indietro, non c'era più nessuno, solo un silenzio senza risposte. E questo, signori, era solo un brevissimo assaggio della splendida prosa di Fiorenza Pistocchi. Ma chi è Fiorenza Pistocchi? Lo scopriremo subito, perché lo chiederemo direttamente a lei con la domanda di rito di autori ai domiciliari. Fiorenza Pistocchi. Chi è Fiorenza Pistocchi? Parlaci un po' di te. Allora, Fiorenza Pistocchi nasce come scrittrice nel 2014. Prima ho fatto tante altre cose nella vita. Ho fatto l'insegnante, mi sono dedicata anche alla politica per un certo periodo. Poi ho deciso di scrivere. Prima, tanto tempo fa, avevo scritto per i bambini e quando ho ripreso la scrittura ho deciso di provarci con gli adulti. E dal 2014 ho pubblicato con Oggi, con il tocco del piccolo angelo, 9 romanzi che sono tutti editi da Neos Edizioni di Torino. E infatti Benissimo. Colgo l'occasione per ringraziare Silvia Ramasso che ha creduto in me. Ecco qua i libri della saga nolese, perché sono ambientati a Noli. Il destino disegna paesi del mare, che è proprio il primo. Il tesoro del Transilvania. Appuntamento a San Paragon. Prego, perfetto. Le perle portano lacrime. Bellissime. La madre nell'ombra. E Ossa sotto il castello, che è l'ultimo uscito l'anno scorso. E poi ho scritto due romanzi a sfondo storico che sono ambientati il cuore tenace della lavanda nel periodo della Prima Guerra Mondiale. Ed è ambientato tra la Liguria e il Piemonte. E invece I colori del buio è ambientato nel periodo della deportazione tra il 1943 e il 1945 a Pioltello, dove abito, perché Pioltello si trova sulla linea dei treni che uscivano dal binario 21 e quindi racconta una storia drammatica. Ecco qua, sono una maniaca della scrittura ormai, perché da quando ho cominciato non sono riuscita più a fermarmi e sostengo che ormai per me la scrittura sia diventata un po' un vizio. Assolutamente, un bellissimo vizio. Prima di farti la domanda che mi viene proprio spontanea, interrompo un attimo per contraccambiare i saluti di coloro che ci stanno seguendo. Quindi contraccambiamo i saluti di Antonella Grandicelli, un grosso bacio ad Antonella Grandicelli, con tanto tanto affetto sia da me che da Fiorenza. Stefania Gualerzi, grazie Stefania anche a te per essere qua con noi. Bruno Volpi, grazie Bruno Volpi, grande Bruno Volpi, che intervisterò subito dopo l'estate, Bruno, arrivo. E poi Carmine D'Apice, che è un carissimo amico che ci segue da Genova, che segue sempre autori ai domiciliari e anche lui manda ad entrambe i suoi saluti e noi contraccambiamo tutti questi saluti. Ci fanno molto piacere e appunto li contraccambiamo con tanto tanto affetto, perché insomma mi fa piacere che le persone ci seguano. Allora, Fiorenza, mi viene spontanea questa domanda: come hai approcciato la scrittura? Ti è venuto in mente, cioè, come ti è venuto in mente di scrivere? O ti ricordi l'attimo in cui tu hai detto ora scrivo?
Ma è stata una decisione piuttosto da incosciente, direi. Io precedentemente avevo scritto di didattica per i bambini delle scuole elementari e avevo collaborato con delle case editrici anche importanti. Poi c'è stata nella mia vita una pausa, ho fatto altro, però quando si è interrotta questa esperienza, che è stata anche abbastanza lunga, sono ritornata alle vecchie passioni, quindi la scrittura, che era sempre stata una passione, anche se era piuttosto tecnica prima. Quando ho ripreso e ho deciso di scrivere, ho detto: ma adesso voglio scrivere per gli adulti, basta con i bambini. E allora, in maniera molto, molto incosciente, ripeto, perché mi sono buttata sulla storia di questo vigile immaginario che percorre le vie di Noli e che si ritrova con un sacco di delitti da risolvere, e così niente, è nata la prima opera. E man mano che vado avanti, mi rendo conto di quanto sia stata incosciente, perché se dovessi ricominciare la scriverei in un modo completamente diverso. Immagino che capiti anche agli altri scrittori o a chi scrive, quello di rivisitare la propria scrittura come un qualcosa che si evolve, una cosa in continuo cambiamento. Devo ringraziare a questo proposito anche l'editor del mio ultimo romanzo, Il tocco del piccolo angelo, che è Carlo De Filippis, uno scrittore torinese molto conosciuto che ha pubblicato anche con Mondadori e che mi ha dato per questo libro una maggiore forza nei ritmi dell'indagine. Il suo lavoro di editing mi è servito molto e lo ringrazio pubblicamente. Benissimo. Salutiamo ancora Isabella Nicora, grande scrittrice anche lei, e Sabrina Devastiani, anche lei, bravissima scrittrice, critica letteraria. Un grosso bacio a Isabella e Sabrina, da parte sia mia che di Fiorenza, con tutto l'affetto di questo mondo. E Fiorenza, io penso che scrivere, insomma, comporti sicuramente un'indagine, no? Un lavorio su se stessi. Quindi la vita è un continuo divenire, cioè si va sempre in avanti, è un continuo cambiamento, no? E quindi può capitare, ecco, magari di non riconoscersi al 100% nei primissimi lavori o comunque in quello che si è scritto. Però secondo me fa parte del gioco, fa parte del gioco. E questa evoluzione è una crescita, no? Una crescita continua. E tu la, appunto, mi sembra di aver capito che per te la scrittura è diventata una necessità. E quindi un qualche cosa che ti comunque di cui tu hai bisogno perché ti aiuta nella tua crescita quotidiana, no? Sì. La scrittura è un qualche cosa che serve per conoscere se stessi. Come commenti questa mia osservazione? Sicuramente sono d'accordo perché a volte ci si conosce con qualche sorpresa anche quando Certo, si certo. leggono le proprie produzioni, la propria produzione letteraria. Vengono fuori degli aspetti della personalità che magari tendiamo nella vita normale anche a nascondere, invece nella scrittura Certo. vengono fuori ed è giusto che vengano fuori perché la scrittura a questo punto diventa una specie di cura anche di se Assolutamente. stessi. E poi Assolutamente. la soddisfazione di chi scrive è di sentir dire dai tuoi lettori: mi sono ritrovato, oppure mi sono identificato con i protagonisti, mi è piaciuta quell'atmosfera. Quindi questo è l'aspetto della scrittura che mi piace di più. E poi anche i riscontri, diciamo, anche quelli critici, fanno sempre bene perché Certo.
non bisogna fossilizzarsi sul proprio modo di scrivere, ma è un processo dinamico la scrittura. Certo. E adesso che sono, diciamo, sono a un bivio tra le cose che ho in mente di scrivere, sono anche molto irrequieta, quindi spero di arrivare presto a una decisione. Ho capito, quindi sei in un momento un po' travagliato in cui devi fare delle scelte. Allora, sono sicuramente d'accordo con te sul fatto che la critica ci sta, quindi ben venga anche la critica, che però deve essere costruttiva. Un attimo. Cioè, ben venga una critica costruttiva, perché la critica fine a se stessa, no, a questa allora io la rifiuto. Ci sta la critica costruttiva, quello sicuramente, perché a scrivere ci vuole del coraggio, perché si espone se stessi, nel libro si mette la propria anima, quindi è come mettersi a nudo, no? Quindi ci vuole del coraggio, perché ti devi esporre al giudizio altrui. E quindi lo scrittore mette in conto questo, cioè il fatto di dover affrontare il giudizio degli altri, che può essere positivo, negativo, qualunque cosa può piacere o non piacere, la bellezza relativa. Sicuramente ha ragione di più un libro che può piacere o non piacere, per cui la critica ci sta, però ripeto, deve essere una critica costruttiva. Fiorenza, diciamo così, nelle tue corde hai in modo particolare, diciamo così, quello che è il genere giallo noir, no? Vero? È questo un po' il genere in cui tu ti riconosci di più? Cosa ne dici? Sì, mi riconosco in questo genere, che è quello che ho letto tantissimo, anche se io sono una lettrice onnivora e la lettura, certo, è la base, poi quello su cui poi si costruisce il proprio anche stile di scrittura, io credo. Nei gialli che ho letto fin da ragazzina, tipo i gialli Mondadori che comprava mio padre, ho letto il giallo classico, quello dei grandi scrittori. Mio padre li comprava, quindicinali erano, e mi diceva che non erano adatti a me, e questo mi stimolava a leggerli, naturalmente. Assolutamente, prendeva, sì, anche gli Urania, certo, prendeva anche gli Urania, il Segretissimo. E quindi ho un ampio retroterra di letture popolari, diciamo, però il giallo è un genere attraverso il quale, non è un genere minore secondo me, è un genere che ha una grande dignità, perché attraverso il giallo si fa letteratura, non si fa solo evasione o non si scrive solo in maniera, diciamo, un po' così disimpegnata. È molto impegnativo invece il giallo, perché ha bisogno di un intreccio interessante, non si devono svelare troppo le proprie carte fin dall'inizio, e ci deve essere la sorpresa sempre, quella che tiene il lettore legato alla vicenda. E come? Salutiamo ancora Zaira Sellerio, senti da dove ci segue. Buona serata da una scrittrice siciliana residente nella Svizzera tedesca. Quindi ci stanno seguendo dalla Svizzera. Quindi un caro saluto a Zaira Sellerio, sia da parte mia che da parte di Fiorenza. Grazie Zaira per essere qua con noi. Entriamo quindi nel cuore dell'intervista e parliamo... Fallo vedere, Fiorenza, l'ultimo libro pubblicato, edizioni Neos, Torino, Il tocco del piccolo angelo. Allora, innanzitutto partiamo un po' dalla copertina, è una copertina bellissima. Allora, le copertine di Neos Edizioni sono sempre molto belle. Questa copertina, Fiorenza, ha una storia, ci puoi dire qualcosa sulla copertina senza ovviamente spoilerare troppo, perché vi ha un titolo molto intrigante e anche questo volto con i colori molto intrigante. Allora, adesso vi faccio vedere il piccolo angelo. Lo vedete? Qui c'è un piccolo angelo.
E questo è un murales che ha scovato in internet il mio editore Silvia Maria Ramasso, e probabilmente è haitiano questo murales, e lo sembrerebbe dal colore acceso dei fiori, dal fatto che ci siano molti volti poco visibili, ma quando si presta attenzione si vedono altri volti oltre a quello in primo piano. E questo volto rispecchia esattamente, neanche a farlo apposta, quello che è l'aspetto della protagonista del mio romanzo. Devo Fantastico, dire che di fantastico. protagonisti ce ne sono due, eh. Sono due e si alternano continuamente nel racconto, ma abbiamo voluto mettere una copertina che desse un suggerimento sulla protagonista femminile. Certamente, esattamente. Allora, a questi punti io ti chiedo. Puoi dirci come è nato il libro, questo libro, qualcosa sulla sua genesi? È nato da alcuni fatti che sono accaduti e che poi io ho collegato come se fossero davvero un obbligo di dargli corso. Ovvero, io ho un'amica che è una massoterapista, quindi fa massaggi e attraverso i massaggi cura le persone. Poi mi è capitato di partecipare a un'iniziativa che si svolgeva nel settore femminile di San Vittore, dove le carcerate producono dei turbanti per le donne che sono affette da tumori dell'Istituto dei Tumori. Quindi c'è questa collaborazione favorita da un'associazione culturale, di cui ringrazio pubblicamente Daniela Risina, che ho citato anche nei ringraziamenti, e ho partecipato quindi a questa iniziativa in cui c'era una sfilata in San Vittore delle opere prodotte da queste giovani carcerate, che hanno preparato anche per noi ospiti anche il buffet e che hanno raccontato e raccontano le loro storie piene di sofferenza in un giornalino che stampano nel carcere. E poi mi è capitato di partecipare a un'iniziativa che era organizzata dalle biblioteche milanesi e che si svolgeva nella residenza protetta per le donne carcerate con bambini, che quindi stanno non a San Vittore, ma in una residenza protetta vicino alla clinica Macedonio Melloni di Milano. Quindi è stata un'esperienza che nella mia mente ha fatto scattare qualcosa. Ho collegato queste cose, questi eventi accaduti nel giro di breve tempo, tra l'altro, e ne è scaturita l'idea per una storia in cui la protagonista è una carcerata e massaggiatrice. Esatto. Allora, facendo riferimento alla quarta di copertina, quindi ovviamente senza rivelare troppo, Fiorenza, ci potresti dire qualcosina della trama e dei personaggi? Giusto quel poco per incuriosire i nostri ascoltatori. Allora, potrei leggere lo strillo quasi quasi. Se vuoi, assolutamente, certo. Linette, giovane, capelli crespi e occhi abbaglianti, ha un passato doloroso. Sta iniziando una nuova vita, ma le visioni che le scorrono nelle vene insieme al sangue creolo offuscano la realtà. Un omicidio la obbligherà a chiarire la natura delle sue percezioni e a lottare per se stessa e per gli affetti in cui crede. L'indagine non coinvolge lei in prima persona perché coinvolge il commissario, ma
lei ne viene, diciamo, travolta e coinvolta, Certo. insieme a un fatto anche piuttosto grave che le fa temere per uno dei suoi affetti più cari. Quindi la storia è molto drammatica e i miei lettori la troveranno molto diversa dalle storie di Vincenzo Russo, il vigile nolese, campano nolese, che invece ha un retroterra, sì, drammatico, ma lo affronta con gli strumenti della razionalità. Qui c'è parecchia irrazionalità. Esatto, esattamente. Infatti, io ho letto con enorme piacere il libro di Fiorenza Pistocchi e vi sono alcune, insomma, alcune caratteristiche di questo libro che mi hanno particolarmente colpito. Perché sicuramente è un bellissimo, diciamo, giallo noir. Quindi, come tutti i gialli noir, perché cioè, è difficile classificare, cioè poi anche a me non piace dare proprio delle classificazioni, diciamo un giallo noir. Però vi è una bellissima indagine, anche vi è quindi la ricerca della verità. Poi, come tutti i bellissimi gialli noir, c'è una strepitosa indagine psicologica, perché come ho già detto, cioè per me, se non, il libro non ha un'indagine psicologica a latere, il libro dice poco. Invece, nel libro di Fiorenza vi è una bellissima indagine psicologica dei personaggi. Come già Fiorenza ha accennato, i protagonisti sono due, però i personaggi in realtà sono tanti. E parlerei non di personaggi collaterali, ma di personaggi comprimari, perché i personaggi sono tutti molto ben tratteggiati e tutti hanno un ruolo importante e decisivo nell'ambito della dinamica della storia. Poi vi sono, Fiorenza ha accennato, no, al carcere, in particolar modo al carcere femminile. Quindi il libro è pregnante perché? Perché fa riferimento a delle problematiche sociali. Vedi, per esempio, la carcerazione, la detenzione. In questo caso si parla della detenzione di una donna, quindi anche, si parla anche di maternità, che la donna deve conciliare con la detenzione. E quindi il libro è particolarmente pregnante perché implicitamente fa riferimento a queste problematiche sociali e il lettore è chiaramente spinto a delle riflessioni. Quindi il libro è, diciamo così, intrattiene, è divertente, nel senso che è pieno di azione, è movimentato, ha suspense dall'inizio alla fine. Quindi, come tutti i gialli noir che si rispettino, ha questo andamento, questa andatura incalzante, no? Dalla prima all'ultima pagina. Quindi il libro si legge benissimo, però il libro fa pensare. E in più vi è questo elemento di cui Fiorenza ha accennato, vi è l'elemento soprannaturale. Allora, io dico sempre questo, no? Tutti conoscono un po' la mia storia, sono biologa, mi interessa, sono interessata per tanti anni nel cervello umano. Allora, io mi sono sempre chiesta quali sono le potenzialità della nostra mente, no? Perché molto si sa, ma molto non si sa. E poi la vita, perché è così bella? Perché ci sono degli aspetti irrazionali che noi cogliamo, no? Ma che non possiamo spiegare del tutto. E in questo libro vi è proprio l'elemento irrazionale. Un pochino lo abbiamo spoilerato leggendo gli estratti, però vi è questo elemento irrazionale che incombe dall'inizio alla fine. Ecco, io non voglio dire di più perché spoilererei troppo e questo assolutamente non lo voglio. Però aggiungerei una cosa, se posso. Secondo me, Certo, Fiorenza. in questo romanzo, io ho voluto accennare e concentrare l'attenzione sull'elemento del dubbio. Il dubbio ci accompagna sempre, perché difficilmente noi siamo nella vita normale, siamo sicuri proprio di tutto. I personaggi di questo romanzo hanno tutti qualche dubbio.
non si arriva proprio a risolverli tutti i dubbi, rimangono delle domande in sospeso. E questa è Assolutamente. la cosa interessante, la cosa che mi piace, sulla quale mi piace pensare che i lettori potranno riflettere. Mentre in altri romanzi, quello precedente, c'era soprattutto il discorso sulla verità, le mezze verità, le bugie, le omissioni, in questo rimane comunque il tema del dubbio. È un tema importantissimo. Anche qui si potrebbe veramente aprire una parentesi gigantesca, perché il tema del dubbio e quella che è la verità oggettiva o la verità relativa, soggettiva, sono delle diatribe filosofiche enormi e che la psicologia anche ha affrontato. Prima di tutto, una persona che non dubita mai è una persona pericolosa. Molto pericolosa. La persona migliore è la persona che dubita sempre, che si pone delle domande. E infatti i personaggi di Fiorenza sono proprio così belli e veri, proprio perché dubitano. E anche la verità non è mai una verità assoluta, ma una verità molto sfaccettata, come è d'altronde nella vita, no? E, proprio per questo il libro risulta così, così pregnante. Quindi molto molto bello, infatti io ne consiglio vivamente la lettura proprio perché il libro veramente, veramente merita. Fiorenza, io a questi punti ti chiederei una cortesia. Potresti leggerci tu un breve estratto? Allora, aspetta, è che Vai tranquilla, ho perso il sei a casa segno. tua, noi ti aspettiamo, quindi prenditi tutto il tempo che vuoi e facci sognare, Fiorenza. Allora, dal capitolo 10 segui i soldi. Segui i soldi e troverai la mafia e la corruzione. Giovanni Falcone. Sì, una cosa che non ho detto, all'inizio di ogni capitolo, oltre al titolo del capitolo, c'è una citazione. La citazione in genere rispecchia il contenuto del capitolo che introduce. Il commissario tornò in ufficio contrariato. La fuga di Linette aveva aggiunto malumore a quello che già provava per la rottura voluta da Bianca. Quella notte era passata insonne tra mille pensieri. Davvero l'aveva trascurata tanto da condurla a un punto di non ritorno? E lui era offeso perché si era sentito gettare nel bidone dell'irrecuperabile? O si rimproverava perché incapace di reagire e rivendicare l'esistenza di un sentimento. Riusciva ancora a trovare una traccia di quello che li aveva tenuti insieme per quasi 3 anni? La richiesta provocatoria di Bianca gli tornava alla mente. C'era mai stato vero amore? Si chiese se si fosse trattato di un affetto, o piuttosto, da parte sua, da adagiarsi in una situazione di apparente stabilità. Domande senza risposta. Giusto appunto, dubbi, dubbi. Cercò Bellissimo. di recuperare la freddezza professionale e si immerse nuovamente nelle indagini. Gli era rimasto il dubbio di non aver controllato qualcosa di fondamentale a casa della vittima. Non sapeva che cosa, ma non era tranquillo. Un pensiero tossico, come certe medicine, gli girava nel sistema nervoso e sembrava accusarlo di superficialità. Che cosa gli era sfuggito? Le chiavi erano in un cassetto della scrivania in una busta. Le estrasse. Corallo, avvisa Ruggeri che sono fuori per una mezz'ora, disse all'agente mentre usciva. Questo è Bellissimo, un Fiorenza, pezzo bello. dell'indagine. Bello, molto, 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 molto intrigante. Allora, io vorrei tornare un attimo quell'accenno che tu hai fatto breve, breve sulla tecnica narrativa.
Perché tu utilizzi nel tuo romanzo una tecnica particolare, no? Hai accennato insomma, a questo fatto che tu all'inizio di ogni capitolo metti una citazione. Allora, vorresti dirci qualcosina di più sul perché di questa tua scelta e anche qualcosa. Anche se, vabbè, un pochino abbiamo spoilerato leggendo, però un pochino qualcosa sulla tecnica narrativa, sui tempi verbali, le persone che hai utilizzato e dirci un po' il perché delle tue scelte. Sì, a me piace scrivere in terza persona perché permette di non concentrarsi soltanto su un personaggio come è costretto a fare chi scrive in prima persona, ma a far vivere e interagire con i loro sentimenti più personaggi. Ho deciso, ho pensato di quindi di alternare i capitoli in cui il protagonista è Linette, ai capitoli in cui il protagonista è il commissario Diego Perego. Questi sono i due, che però hanno storie anche che non si pensa che si possano intrecciare, no? E li faccio agire separatamente fino a un certo punto del romanzo, quando poi le circostanze li mettono in contatto. E dovrà quindi esserci un modo per farli agire insieme nello stesso capitolo. Quindi è diciamo un espediente per poi unire le loro storie. Le citazioni mi sembrano una cosa interessante e mi è piaciuta molto anche leggendo altri autori, che le inseriscono come per dare una suggestione al lettore di come interpretare quel capitolo o Certo. di come leggerlo, è quasi una specie di anticipazione, ma neanche tanto, ma che vuole indurre un po' di curiosità. Ed è anche, sono citazioni tratte, questa era una frase famosa di Falcone di Giovanni Falcone, ma ci sono la maggior parte delle citazioni che ho messo sono di scrittori, di Certo. autori, di scrittori. Mi ci sono ritrovata e mi è piaciuto molto movimentare in questa maniera il romanzo. Ci sono anche dei sogni che introducono delle parti di questo romanzo, che si può dividere in alcune parti. I sogni sono tutti all'imperfetto, mentre il romanzo è al passato remoto e quindi, come al solito, disse, fece, eccetera, Certo. eccetera. Questi sogni sono all'imperfetto e si capisce benissimo di chi sono questi sogni una volta che uno comincia a leggere. Certo. E utilizzando questo tipo di scrittura, quindi con i due personaggi, i due piani, quindi anche i tempi verbali diversi, hai gestito la materia in maniera superlativa e si crea proprio un'atmosfera, quindi il lettore viene a mano che procede alla lettura, calato nell'atmosfera, aiutato proprio dalla tecnica che la scrittrice utilizza in maniera proprio magistrale. Infatti io ti ho fatto proprio questa domanda perché volevo sottolineare questo aspetto, anche perché secondo me appunto la tecnica narrativa parla molto dell'autore, nella tecnica narrativa c'è molto dell'autore. Quindi complimenti Fiorenza perché hai gestito la Grazie. materia in maniera veramente superlativa. Io a questi punti Fiorenza ti devo fare una domanda d'obbligo. Hai dei progetti? Perché hai detto che insomma, sei inarrestabile, no? Quindi sicuramente c'è qualcosa che bolle in pentola, ma hai detto che è un momento che devi fare delle scelte, quindi cosa stai combinando? Io sono molto curiosa di saperlo.
La prima possibilità è di proseguire su questa strada di Linette e Diego e pensare a una seconda avventura di questi due protagonisti. Ci sto lavorando molto a livello di progettazione della storia. Non faccio più come una volta, non scrivo più di getto e in modo istintivo. Sono arrivata a un punto perché ho seguito anche dei corsi di scrittura organizzati dalla casa editrice Neos, i Book Club, e in questi corsi veramente mi hanno permesso di sistemare un po' la mia tecnica di scrittura. E allora sto lavorando a questo progetto, però non ho ancora iniziato la stesura di nulla. Poi c'è un progetto invece di un romanzo a sfondo storico. E anche su questo sto lavorando per documentarmi, perché quando si parte con un contenuto a sfondo storico è chiaro che bisogna ripassarsi la storia di quel periodo. Certo. E cercare magari anche di leggere libri e testimonianze su quel periodo. Però di questo non parlo ancora, Certo. perché è ancora un po' presto. E poi c'è un'altra idea, siccome ho scritto, non posso abbandonare Noli, i miei lettori nolesi sarebbero fortemente delusi, ma sto aspettando che cresca la figlia di Vincenzo Russo, che siccome ho attribuito come data di nascita il 1999, in questo momento ha 22 anni e forse è giunta in età giusta per poter fare un'indagine in prima persona. Interessante. Però ecco, anche questo deve maturare un po' come Come progetto. progetto. Benissimo, quindi guarda, Fiorenza, sei un vulcano, sei un vulcano, hai un sacco di progetti in ballo e quindi insomma, ti aspettiamo al varco e sicuramente leggeremo, prima di tutto bisogna leggere Al tocco del piccolo angelo. E poi, con calma, noi aspettiamo anche i prossimi inediti, e quindi leggeremo anche quelli e li aspettiamo veramente con molta ansia, perché tu sei molto fantasiosa, i tuoi libri sono molto belli, molto gradevoli. A questi punti invece ti faccio due domande pratiche, Fiorenza. Dove possiamo acquistare i tuoi libri e dove ti possiamo trovare sui social? I miei libri si possono trovare in tutte le librerie di tutta Italia, basta prenotarli. Però io voglio citare due librerie in particolare che sono per me le librerie del cuore, un po' come le tue. Certo. Uno è il Covo Vai. della Ladra a Milano, in via Scutari, che è una traversa di via Padova. Tra l'altro, insomma, un po' di striscio, il mio protagonista ci sta in quel quartiere lì perché abita in fondo a via Padova. Quindi Diego Perego, il commissario, sta da quelle parti. E poi la libreria La Bottega del Libro di Cernusco sul Naviglio, dove faccio un firmacopie proprio questo sabato, il sabato 10. Benissimo. E i miei lettori di Pioltello e di Cernusco sul Naviglio e dintorni mi potranno trovare lì a firmare i libri se vorranno acquistarli. Poi ci sono, allora ho fatto un controllo, il libro è già su Mondadori Store, sul Libraccio, su IBS, su Amazon, nella parte appunto ordinabile, anche sul sito, direttamente sul sito della casa editrice Neos Edizioni. Certo. Poi riguardo ai social, io sono su Facebook e molto da pigra su Instagram, però delle interviste, questa sicuramente andrà a finire su YouTube e sarà anche sul canale della casa editrice Neos, oltre che sul Fantastico. canale.
Fantastico, E poi fantastico. appena finisce questa intervista la condivido su Facebook per i Certo, ritardatari. assolutamente. Quindi noi sicuramente. Io invoglio i nostri ascoltatori, quindi i lettori di Fiorenza, sicuramente di utilizzare come canale preferenziale quello di diretto, diciamo, sul sito dell'autore, dell'editore Neos, anche perché ci tengo in modo particolare, perché la Neos Edizioni è una casa editrice bellissima, una bellissima realtà, una casa editrice molto etica. È anche la mia casa editrice, una delle mie case editrici, quindi saluto veramente con tanto affetto Silvia Maria Ramasso. Quindi i libri di Fiorenza Pistocchi li potete trovare veramente, veramente ovunque, quindi nei grossi circuiti, nelle librerie indipendenti, li potete ordinare sul sito dell'editore, su tutti praticamente i canali online. E potete contattare facilissimamente, quindi Fiorenza Pistocchi, sia su Facebook sia su Instagram. Io lo dico sempre, è importantissimo, è una cosa bellissima per l'autore avere dei feedback dai propri lettori, soprattutto adesso che ne veniamo da un momento brutto, da un anno e mezzo di chiusura, quindi contattate Fiorenza, fatele delle domande, mandatele delle recensioni, perché Fiorenza Pistocchi sarà sicuramente molto felice di potervi rispondere. E io appunto. Confermo, confermo con Esatto. affetto. Esatto, perché dico io, si scrive per se stessi, ma si scrive per essere letti e in questo momento in modo particolare sentire vicini i propri lettori è una cosa importantissima, così come è una cosa bellissima lavorare per una casa editrice etica e sapere che il proprio editore ti è vicino, no? Quindi mandiamo un grossissimo saluto con tanto affetto a Silvia Maria Ramasso, che è un'editrice di entrambe, insomma. Quindi forza Neos Edizioni. A questi punti noi siamo giunti quasi al termine di questa nostra chiacchierata, che per me è stata una chiacchierata veramente piacevolissima. Io spero che sia stata piacevole anche per Fiorenza. Sicuro. E, ecco, spero che sia stata piacevole anche per tutti coloro che ci hanno seguito. Allora, prima di concludere, allora vorrei anch'io salutare brevemente le librerie del cuore, chiaramente Mariana la Lada di Libri di Milano, che è una delle librerie del cuore di autori e domiciliari, ma anche la libreria Bocca di Milano, nella persona di Giorgio Lodetti, e poi a Genova sicuramente la Feltrinelli di Via Ceccardi, nella persona di Massimo Villa, nonché la libreria Feschi di Genova La Lavagna, nella persona di Marco Paganini. Io vi do appuntamento ad autori e domiciliari non la prossima settimana, l'altra ancora, perché autori ai domiciliari fa una pausa di una settimana. Per cui vi do l'appuntamento. Devo mettere gli occhiali, se no non ci vedo e non mi voglio sbagliare. Vi darò l'appuntamento a martedì 20 luglio alle ore 18 e sarà con noi un bravissimo scrittore, lo scrittore Saverio Giannini, che sarà accompagnato da Alessandra Minervini e Cristiano Marti, che sono rispettivamente editor ed editore di Saverio Giannini. Poi, mercoledì 21 luglio alle ore 18, sarà con noi Lella Marchi, una grandissima performer, nonché una bravissima poetessa. E poi, venerdì 23 luglio con lo speciale alle 18:30 questa volta e sarà con noi la bravissima scrittrice Silvia Lisena. Poi ringrazio ancora e saluto Sergia Monleone che ci manda i saluti addirittura da Dortmund. Quindi grazie Sergia. Contraccambiamo i saluti Dortmund, quindi dalla Germania. E salutiamo ancora Bruno Volpi che ci dice grazie per la bella chiacchierata. Grazie a te, Bruno, per essere stato con noi. E quindi io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, tutti coloro che hanno mandato i saluti, che sono veramente tanti. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che ci seguiranno in differita, e di solito sono tanti coloro che ci seguono in differita. Ma chi saluto più di tutti, con tanto affetto, la mia graditissima ospite, la scrittrice
Fiorenza Pistocchi. E io saluto grazie. Te. Grazie mille. È stato bellissimo stare in tua compagnia, Elisabetta, bellissimo. Grazie, sono contenta, sono stata onorata di averti qui, per me è stata un'oretta veramente piacevolissima e che ripeteremo, quindi ti aspetto ancora ad autori ai domiciliari. Quindi un grosso saluto, un bacio grande, un abbraccio da Genova, Fiorenza, e alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Un salutone a tutti! Ciao! Ciao a tutti!